secondo lei la vicenda, diciamo, di autostrade può avere un riflesso anche sul tema della tangenziale di Napoli? Ma noi ci auguriamo che prima o poi venga affrontato questo tema. Noi abbiamo una serie di clamorose ingiustizie nella nostra città, è l'unica tangenziale d'Italia, credo che sia a pagamento, è l'unica tangenziale in cui non riusciamo a capire con certezza i soldi che i napoletani danno dove vanno a finire. Lo stiamo chiedendo da tempo. Quante volte abbiamo sentito basta le concessioni e poi tutto questo non si è tradotto mai in azioni concrete. È un po' come la responsabilità civile per i sinistri nella nostra città. A parità di sinistri noi paghiamo più delle altre parti d'Italia. A proposito degli stipendi, dove devono essere pagati di più? Cioè noi paghiamo già di più, paghiamo sempre di più, e questa è un'altra ingiustizia. Tutte le forze politiche, no? Anche quelle che vedrete passare oggi qua, si sono presi impegni da tanti anni e non le traducono in fatti, dalla tangenziale alla RC auto. Sono le ingiustizie che i napoletani da anni subiscono sulla loro pelle.